Rimini vicino a Faenza per un match inedito ma di grande importanza per i ragazzi di Mastro Nicola alla guida del campionato d'eccellenza. Calcio d'inizio domani al Bruno Neri alle 14.30. Vive un buon momento, Rimini, reduce dal marcato successo interno sul Castrocaro. Il tecnico biancorosso dovrà fare i conti con Cola, che lamenta un fastidio al tendine d'Achille, e Bonaventura uscito malconcio dall'amichevole persa con la nazionale sammarinese. Il primo non è tra i convocati, mentre il secondo sarà a mezzo servizio e potrebbe essere sostituito da Cicarevic. Il Faenza è una società che negli anni passati ha militato in Serie C, poi nelle ultime stagioni ha disputato campionati di promozione ed eccellenza, dice alla vigilia Alessandro Mastro Nicola. Questo però non significa che non ci sia voglia di fare calcio, anzi, e domani, dato che sarà una partita di cartello per il nostro girone, è molto probabile si giocherà davanti a un buon pubblico. A livello di avversario, credo che la loro classifica non rispecchi il reale valore della squadra, che specie tra centrocampo e attacco può contare su elementi del calibro di Mordini, Negrini e Nicolini, posto che ogni avversario va rispettato e mai sottovalutato. Le parole di Mastro Nicola, il Faenza è senza dubbio squadra da tenere in grande considerazione. Quanto alla mentalità, il tecnico biancorosso ribadisce la contrarietà dopo la vittoria nel match di domenica scorsa col Castrocaro. Quando una squadra è sul 3-0 non deve rischiare nulla, poi si può anche prendere gol, ma devono essere bravi gli avversari, argomenta Mastro Nicola. Noi invece lo abbiamo regalato perché con la testa eravamo già negli spogliatoi, e lo stesso dicasi per altre situazioni concesse nel finale di gara, il che significa che non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Domani a Faenza servirà il giusto piglio per centrare tre punti che per i Rimini rappresentano l'opportunità di continuare a guardare dall'alto verso il basso il resto delle formazioni di eccellenza.